Scuole chiuse, attività cancellate. Le famiglie devono riorganizzarsi di fronte all'emergenza del nuovo coronavirus. In questo momento diventa particolarmente importante dividere il rischio, dividere i ruoli tra uomini e donne, tra padri e madri all'interno della famiglia. Purtroppo spesso è già molto difficile avere un equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare, soprattutto per le donne, soprattutto per le donne italiane. È molto importante quindi la condivisione dei carichi di cura in questo momento più che mai. I lavoratori stanno incominciando a lavorare smart. Smart working è una nuova modalità di lavoro basata sulla flessibilità sia dello spazio e sia del tempo di lavoro. Ma che cosa sappiamo dello smart working? Che cosa sappiamo delle sue conseguenze sull'equilibrio tra vita lavorativa e vita professionale? In realtà molto poco. Recentemente, grazie ad uno studio condotto con Marta Angelici, abbiamo condotto un esperimento randomizzato in una grande azienda italiana in cui abbiamo considerato due gruppi di lavoratori divisi in maniera casuale. Il primo gruppo di lavoratori ha avuto la possibilità di lavorare smart, quindi in modo flessibile sia nel luogo di lavoro sia nel tempo, e il secondo gruppo invece ha continuato a lavorare tradizionalmente. I nostri risultati della nostra ricerca hanno dimostrato che l'utilizzo dello smart working ha aumentato la produttività dei lavoratori, il loro benessere e anche l'equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare. In particolare, i padri hanno dedicato più tempo sia alla cura domestica, sia al lavoro di cura e sia all'attività domestica. Ecco, quindi smart working, insieme a questa nuova emergenza, stiamo dicendo una cosa importante: bisogna ribilanciare i ruoli, ribilanciare i rischi, ribilanciare tra uomini e donne, tra madri e padri, per una migliore parità di genere, ma anche per affrontare al meglio questo momento di emergenza sanitaria.